La missione mia era questa: far saltare in aria il palazzo. Nessuno venne a dirmi che era la mia missione, che dovevo fare così e così, ma era pacifico, toccava a me. Ma poi capivo che sarebbe stato inutile, sciocco, far esplodere io da solo o con l'aiuto di Anna e di pochi altri specialisti la cittadella del sopruso. No, bisognava allearsi con la folla del mattino, starci dentro, comprenderla, amarla. Lui vuole distruggere la sede di una grande azienda, che poi è la Montecatini, che si era resa responsabile di un crollo in una miniera del Grossetano. Deciso a compiere il suo attentato e a fare giustizia dei lavoratori morti, arriva dalla provincia toscana a Milano. Ma l'impatto con la città sarà duro. La metropoli piegherà la sua storia verso un altro destino. È il protagonista di un amaro libro di culto, La vita agra, di Luciano Bianciardi. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Lui lascia moglie e figli in provincia, incontra questa donna e nasce un grande amore, una donna Anna, una comunista. E con lei decide in pratica di mettere in atto la sua vita intellettuale nel mondo del boom economico italiano. Piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce. La relazione con Anna è l'inizio di una nuova esistenza, molto diversa dalla vita passata in provincia, perché Anna non è una donna tradizionale, è autonoma, ribelle, politicamente impegnata, disinibita. Quando un poliziotto ti prende per un braccio, no? Ti si mette di fronte, tu lo guardi negli occhi con indifferenza e tac! Ma che fai, Marta? Anna diventa in pratica uno specchio vero della sua esistenza, e quindi questi due personaggi quasi diventano una sola persona. Milano è la città del lavoro, Milano è la città del rampante capitalismo italiano, Milano è la città delle identità e delle vite forgiate dal boom economico. L'intellettuale in pratica doveva fare una scelta tra integrarsi nella società oppure rimanerne fuori. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore, i sogni di gloria. Il romanzo racconta in pratica il lento spacelo proprio psicologico dell'intellettuale B, che pian piano abbandona l'idea di vendicarsi e diventa un intellettuale integrato. Chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi... La sua esperienza gli serve per farci capire che cosa in realtà stava succedendo in quegli anni, quali erano i costi umani che questo cosiddetto boom stava chiedendo. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Per loro era preferibile dar lavoro così, a cottimo, senza pagarci sopra oneri sociali, mutue, previdenze e altre marchette, senza rimetterci né la carta, né l'usura della macchina, dei nastri e nemmeno il caldo. Il caldo te lo paghi da te. Il loro compito è telefonare, tafanare i collaboratori, e non si può mandarli al diavolo, farsi negare o non rispondere al trillo. Attraverso questa descrizione si vede come il lavoro intellettuale sia diventato un lavoro né più né meno che quello delle classi operaie, di catena di montaggio. Chi
chiusi nella loro stanza in affitto, i due protagonisti lavorano e fanno l'amore. Oltre a qualche sigaretta, passano il tempo sfuggendo ai creditori e ai datori di lavoro assillanti. Il ritmo delle pagine da tradurre scandisce l'organizzazione di un'esistenza ormai sempre più incerta. Il protagonista del romanzo Per sbarcare il lunario è costretto a tradurre un certo numero di pagine, che si trasformano in lire per comprare le sigarette o per pagare l'affitto della casa o per pagare le rate dei vestiti. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. Tradurre, comunemente si dice oggi, ma nel 300 dicevasi volgarizzare, perché la voce tradurre sapeva troppo di latino e allora scansavansi i latinismi. La vita agra nasce dall'esperienza autobiografica di Bianciardi, un intellettuale che non vuole diventare una rotella dell'ingranaggio, uno scrittore incapace di venire a patti con chi detiene il potere, ma soprattutto un uomo che si sente perennemente vittima della società e che non sa cogliere alcuna bellezza nella vita. Tutte queste più ampie attività è possibile che siano ricondotte a uno stesso afflato di Bianciardi, che è in particolare quello della malinconia. La malinconia che poi lo porterà fino all'autodistruzione. Il collaboratore esterno è come uno che stia in terrazza quando tira vento e piove. Dentro le aziende è come in una camera calda, al peggio come dentro un gabinetto. Maleodorante, certo, ma riscaldato e riparato. Fuori, invece, tutti i venti sono tuoi e non c'è nemmeno più bisogno dei mesi di guerra, dei nervi per scacciarti. Basta non farti più trovare quando telefoni e intanto passare in giro la voce che sei un cretino oppure un lavativo. I'm the next step, waiting in the waves. Si può dire che Bianciardi in quegli anni è stato il primo vero collaboratore esterno italiano. Non esisteva nell'editoria una figura così precisa e così totale. Anche l'amore ostinato e anticonformista dei due amanti finirà per essere annichilito dagli usi, dal ritmo, dall'organizzazione della nascente società consumistica. Anche come terrorista, il nostro intellettuale è un perdente. Il suo orizzonte è grigio e non gli resta che vivere ogni giorno una vita agra. I'm in the middle.